oggi parliamo di miti greci e incominciamo il nostro racconto da quest'urna. Se vi ricordate, nel video scorso abbiamo parlato di urne etrusche sulle quali potevano essere raffigurati dei miti greci, come in questo caso. In caso di quest'urna si parla del mito del cinghiale Calidonio o di Calidonio. Il cinghiale Calidonio era una bestia enorme e ferocissima che abitava questa regione della Grecia, la Calidonia appunto, ed era stata inviata in questa regione da Artemide per punire il re Oineo che gli aveva mancato di rispetto. Per riuscire a uccidere questa bestia, il re organizzò una grande caccia alla quale parteciparono tutti gli eroi del mito greco. In questa scena vediamo come il cinghiale viene poi alla fine ucciso dal principe Meleagro, che era il figlio di Oineo. Il cinghiale di Calidonia non è la sola bestia feroce che troviamo nel mito greco. Per esempio esisteva un altro cinghiale, il cinghiale di Erimatto, che è il protagonista di una delle 12 fatiche di Ercole, la quarta. Incarica l'eroe di scovare ed uccidere questo feroce cinghiale che devastava i campi. Ercole ovviamente ce la farà e riuscirà con la sua prodigiosa forza a tramortirlo e quindi a catturarlo vivo e lo porterà al cospetto di Euristeo. Questi, spaventato dall'apparizione di questa feroce bestia, spaventato si rifugerà, secondo la leggenda, dentro una grotta ed è qui che lo ritroviamo raffigurato in un vaso che abbiamo qui nel nostro museo. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a una nuova pillola di archeologia. Ciao!